Si è conclusa con il dono di attrezzature mediche al reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale Mazzini di Teramo la 10ª edizione di Note su ali di farfalla. Un'iniziativa musicale e sociale portata avanti in questi anni dall'associazione Federica e Serena in ricordo delle due giovanissime studentesse teramane morte sotto le macerie del terremoto del 2009. Il concerto di questa ultima edizione ha avuto un grandissimo successo. Si è svolto a settembre 2020 al Parco Fluviale di Teramo con Neri Marcorè, che ha cantato le più belle canzoni italiane d'autore. Con i proventi dello spettacolo, l'associazione ha acquistato e oggi consegnato un manichino simulatore del parto. Per noi questo ha anche un valore simbolico, no? Vorrebbe significare quella che per tutti speriamo sia una nuova rinascita. Noi ci siamo impegnati tanto, soprattutto quest'anno, devo dire, in un contesto che sappiamo tutti appunto qual è stato, quella della pandemia, per organizzarci e per realizzare un evento come quello appunto di Note su ali di farfalla, tra l'altro ospitando un artista così grande, no? Come Neri Marcorè a Teramo. Lo abbiamo fatto, ci abbiamo messo veramente tutte le nostre forze e ci siamo riusciti, perché poi ricordo che già a pochi giorni dall'inizio della prevendita c'era il sold out, quindi anche la partecipazione del pubblico a Teramo è stata grandiosa e di questo non finiremo mai di ringraziare tutti. Il simulatore di parto donato dall'associazione Federica e Serena al reparto di ostetricia e ginecologia del Mazzini di Teramo è stata l'occasione per il primario del reparto, Anna Marcozzi, ad una riflessione sul calo drammatico delle nascite, ma anche alla speranza che si torni a nascere. Su Teramo diciamo, il calo è relativo, siamo arrivati come anche l'anno scorso e due anni fa intorno ai 1.500-1.600 nati tra Teramo e Sant'Omero, ma è il trend nazionale che è particolarmente preoccupante, e questo non ce lo dicono, non ce lo diciamo soltanto noi in ospedale, ce lo dicono le statistiche a livello nazionale. Preoccupante perché è un paese che non ha nascite e che poi ha avuto tanti morti in pandemia, ha proprio un'inversione di tendenza e quindi è davvero drammatico. E questo manichino come potrà aiutare? Il manichino di per sé non aiuta il numero delle nascite, migliora l'expertise medica, l'expertise ostetrica e quindi l'assistenza al parto. Abbiamo contribuito, diciamo, ad acquistare i proventi della serata. Vi saluto anche a nome di Domenico Mario Renzi.